Due ragazzine, una studentessa di 14 e 17 anni, sono state arrestate dai carabinieri per estorsione nei confronti di una loro coetanea, compagna di comitiva. I militari, in abiti civili, hanno atteso le due ragazzine in piazza Immacolata nel centro cittadino dove avevano appuntamento con la loro vittima di 17 anni. Quest'ultima, che ha raccontato tutto agli investigatori, aveva trascorso con le due amiche la Pasqua e la Pasquetta in una casa del rione Salinella e da allora subiva continue ritorsioni, come ad esempio lo sfregio dei capelli. Le due arrestate le avevano imposto il silenzio e in caso contrario la minaccia era di farle uscire il sangue dalla bocca. Le minacce erano state estese anche alla madre della vittima, alla quale avevano chiesto denaro minacciando di farle perdere il posto di lavoro e di farle saltare in aria la casa. Al momento della consegna del denaro, 40 euro, sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato le due ragazze. Il PM di turno del Tribunale per i minorenni di Taranto, Rosalba Lopalco, ha disposto l'accompagnamento delle due bulle al centro di custodia per minori di Bari.